Un approccio integrato tra scuola e territorio per prevenire tempestivamente in maniera efficace fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e questo è l'obiettivo del progetto sperimentale finanziato con 1,8 milioni di euro dell'assessorato regionale dell'istruzione predisposto dall'ufficio scolastico regionale per la Sicilia. L'importante intervento interistituzionale è stato presentato in conferenza stampa a Palazzo Orlea dal presidente della regione siciliana Renato Schifani e dagli assessori all'istruzione Mimmo Turano, alle politiche sociali Nuccia Albano e dal direttore dell'ufficio scolastico regionale Sicilia Giuseppe Pierro. Ci sono per voi le interviste. La Regione è impegnata con l'Ufficio Scolastico Regionale a costruire tutti i meccanismi di sensibilizzazione perché si possa lasciare un solco profondo nella testa di questi ragazzi e con dei progetti educativi. Detto questo, io considero soltanto il primo passo quello che stiamo facendo, perché è chiaro che ora dobbiamo anche cominciare a pensare ad una solida campagna di comunicazione. Formare in classe serve, ma comunicare all'esterno serve forse di più, e per questo abbiamo trovato altre risorse. La campagna di comunicazione è frutto di una legge che ha fatto l'Assemblea regionale, lo dico con franchezza, che ha avuto come protagonista l'onorevole Marianna Caronia sul cyberbullismo. È chiaro che con questi ragazzotti che usano la violenza come luogo comune bisogna saper dialogare. Io non so qual è lo strumento migliore, me lo diranno gli esperti, ma capisco che più li isoliamo, considerandoli parte marginale della società, meglio raggiungiamo l'effetto che vogliamo, quello di una consapevolezza che alcune azioni non si possono neppure pensare, non mettere in atto.